Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andralink Montuno in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Ghost Strikers 2 Mela 13. E oggi c'è una partita molto importante contro la Orfeo. Eccolo qua, Fideo Aldena, Paolo Bianchi, che ci vuole subito sfidare. Livello 3, Orfeus. Orfeus. Che bella lingua giapponese. Come detto l'altra volta in porta c'è Peabody, che a livello di presa è come Sanguk ma a Tamashii the End, che dovrebbe essere Mano Suprema, Parda Suprema. Il nome tradotto dal giapponese è Mano dello Spirito, ma poi dopo sul gioco ovviamente cambia nome. E sinceramente a me dei nomi del gioco può fregare proprio poco quando sto giocando una versione giapponese che... Comunque sì, i nomi sono molto superiori. Ma molto superiori rispetto a quelli che danno a noi. Però si fa quello che si può. Ci accontentiamo, dai. Con la maglia della Chaos oggi. Dai che non ci ferma nessuno. Allora, avrei Arion, che comunque sia ha imparato da solo Evolution salendo di livello. Quindi diciamo che è ottima la cosa. Dai, sì, vieni in porta, tranquillo. Quindi appena è carico provo a fare subito Evolution, che è tripla minaccia, mi sembra. Dovrebbe essere tripla... Ah, ok, a carico Riccardo. Dannazione, Victor. Vai, ok, eccolo, va. Andiamo con lo spirito? Ma sì, dai, andiamo con lo spirito. Chi se ne frega, dai. Amudo, subito. O potenzio? Ma sì, assicuriamoci almeno un gol. Un gol ce lo assicuriamo tranquillamente. Così poi se magari Arion non riesce a fare gol con tripla minaccia, Evolution, quello che è, siamo tranquilli. Non so se essere più preoccupato per Guardia del Colosseo oppure per il gigante, non lo so. Ok, Arion sembra carico. Sì. Freeze shot. Majin Dan dovrebbe essere sufficiente. Pibo, di amica gotica. È bravo. Arion, ok, siamo pronti. Ah. Beh, è difficile caricarlo quando hai un giocatore che non dribbla, sfondamento, ma... È fastidioso, non è sfondamento, è proprio fastidioso. Vabbè, se mi sto attaccato alle chiappe, non è che posso fa tanto. Bella però qui la guardia... Scudo barbarico. Molto bello, più dettagliato. Non ti azzardare mai, chiunque tu sia. Bello. Credo che il carattere che più mi piace del katakana sia NE. Porca zozza! C'ero, l'avevo fatto! Potevo attivare Burning! Potevo attivare Burning. Ah. No, mi ha preso davvero male. Questo lo paro tranquillamente. Oddio, potevo forse andare con Mano di Luce, ma... Finché abbiamo Majinza Hando. Bravo. Senza che dicevo... Quando controlli un altro, basta che premi un tasto sulla sentiera direzionale. Ah, non è carico Arion. Qualcun altro carico? Abbiamo lui, ma lui non mi interessa, sinceramente. Ma dai! Ma non può essere vero! Stavo in aria! Troppo bello! Però ti fa anche incapocchiare.
Orca sozza, Angelo si chiama questo? Photon Flash, sì. Ma sono io! Non me ne ero accorto che ero io, pensavo che fosse loro. Diavolo però. No, lui si chiama Diavolo, non è che stavo imprecando il diavolo. Diavolo è lui. In modo inequivocabile. Tomero. Preso. Arion. Eccolo. Sì! Dai allora! Che bello, che soddisfazione! Che soddisfazione, ragazzi! Non avete idea che soddisfazione! Ah sì, allora anche noi, guarda un po'. Hoppla! Chi pato metà? Ok! Dai no però! Più veloce pure voi ragazzi, mamma mia. Sì, vabbè, non è che però se il personaggio non è selezionato lo uccidete. Posso capire che mo mi bloccate in volo, però. Vabbè, facciamo io la prendo, chi se ne frega. Questa è bella, lama di energia dovrebbe essere nel gioco italiano. Io quando dico i nomi, non è che dico questa è la traduzione dal nome giapponese, ma dal nome giapponese, non nel gioco italiano, quando traduco la mossa, capito? Tipo questo qua, scudo barbarico, proprio è proprio tradotto letteralmente. Anche nel gioco. Vabbè. Sì, va bene, abbiamo finito? No, più vicino possibile, questo non ci deve arrivare. Ah, triplo? Ah, ok. Sì, dai. Eccola qua! Dai, che ce la fai. Bello! Bello, piccoletto! Grande Peabody! No, potevamo caricarla, ce la facevamo. Peccato, però 2-0, insomma. Non faccio tanti gol, però se li faccio li voglio proprio belli, li voglio. Al massimo dello splendore. Tipo tripla minaccia, quanto è stato bello quel gol. Il secondo tempo inizia. Che poi si pronuncia Gohan, pratica tipo pasto. Dai, preso lo stesso. Non ti lascio scappare con la mia palla. Anche a costo di consumarmi l'energia, non te la lascio prendere. Porca tozza. Attacco lama. Oh, quanto è bella sta partita, ragazzi. No, davvero, mi sto divertendo. No, che... pezzettino, che pezzettino che è stato, eh? Un pezzettino di carta. Diciamo di carta. No, dai! Dai, potevo farlo tranquillamente. Vai. Con Death Sword, dai. Gigant Fall potrebbe pararla. Beh, sì, in effetti. Non è che sia una mossa chissà quanto prodigiosa alla fine, eh. Buono. No, non ti azzardare. Vabbè. Ecco, perfetto.
Quanto è figo sto personaggio. Aitor è troppo, troppo, troppo preciso. Vai, andiamo da qua. Tanto stava giù Beacons, quindi. Proviamoci. In teoria conterebbe solo fortissimo. Però ecco, la prova del 9. Se la ferma conta una sola tecnica. No, conta. Allora alcune tecniche non contano. Allora alcune tecniche non contano in combo. Però non capisco perché. Alcune contano, altre no. È un po' fastidiosa sta cosa. Io non capisco perché non fixino questi problemi quando. Ma loro fanno le prove. Hanno ore e ore di beta testing. Ma dai, questo, su. Questo è uno dei giocatori che non mi piace per niente dell'Italia. Ce ne stanno 3-4 che non mi piacciono. E quello è uno di. Quello è uno di quelli. Ti batto. Ma dai, l'ho fatto a vincere questo. Oddio, sto scudo barbarico. Ai ai ai, quanto è forte però come tecnica. Chi recluto dell'Italia? Chi recluto? Qualcuno devo reclutare comunque sia. Beh, levati. Vai. Più vicino possibile cerco di arrivare. Potrebbe pararla perché sto molto lontano. E invece no. 4-0, però li faccio belli. Se avessi attivato il burning leggermente dopo, potevo arrivarci col furore in porta, però. No, perché quelli lì sempre con la difesa alta stanno. Vai, Majin Zahando. Ah, però non è carico. Meno male. Non conta molto essere carichi, però potrebbe influire un pochino. Conta poco, ma conta. Dai, la stavo passando. Blade Attack, Barbarian Noteco, decidetevi. Fatemene uno, fatemi sempre quello, almeno. Senti, a me troppi passaggi danno allo stomaco, proprio mi fanno venire proprio un i conati. Ancora? Doveroso. Dai, su. Bravo. Piccolo ma tosto, altro che JP. Che non è detto che lo recluto, però se lo recluto. Recluto uno fatto apposta, quello della Inazuma. Della ce la facciamo? No, 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 no. Via. Recluto il JP della seconda Raimon Go. Per capirci. Che è uno tra i migliori. Vabbè, dai. Quanto corre? Quanto corre? Ciao. Praticamente l'ho steso. Dov'è? Wow, potenza. Questa non ci fate caso. Ah, vabbè, se tirava da lì lo paravo con Tamashii the End. Tanto per fare un po' di scena, no? Alla fine della partita. È durata
14 minuti, quindi più o meno dura un quarto d'ora la partita. Buono. Sì, infatti l'altra volta avevo detto 20 minuti, ma poi dopo ho corretto, ho scritto lì sotto 15, non 20. Attenzione, si è risvegliato il piccoletto lì, eh? Cioè, piccoletto, coso? Sundown. E anche Riccardo! Olympus Harmony. Ah, quindi praticamente posso usare Inno ad Atena, praticamente dovrebbe essere. Ok, abbiamo sconfitto l'Orfeo, quindi ora... Che si apre come strada? Bene, si collega. Oh, grande! Oh! Andiamo da Nelly allora prima, perché vorrei un attimo vedere cosa ha da offrirci, cosa ci dà. Ah, non è aperta, vabbè, allora. E questa squadra quale sarebbe? Ok, la selezione mondiale. Ah no, devo... ah no, aspetta! Non è la selezione mondiale, è un minigioco! Oh, proviamoci allora. Bene, così prendiamo anche Claude Beacons. Poi vado un attimo a vedere chi reclutare anche, eh. Però mi tocca aumentare il legame con lui un'altra volta. Insieme a... a Whitingale. Quando lo trovo. Ok, andiamo un po'. Spiedini? Sì, spiedini. L'ho visti bene. Contro... Ok. Questa è contro, appunto, i giocatori... La selezione mondiale. Allora andiamo un attimo qua giù a vedere chi c'è prima. Perché si è aperta un'altra strada. Questo non mi interessa. Qui chi c'è? Eccolo, va! Questo non è facile, ti spara la palla a velocità sonica. Qui contro chi sarebbe? Ah, Inazuma Japan. No, 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 no. Prima facciamo contro Inazuma Japan allora, poi dopo contro la selezione... Anzi no. Prima facciamo la selezione mondiale e poi l'Inazuma Japan. Sì, perché la selezione mondiale ha Afrodite. Il che è tutto un dire. Sì, posso fare... Pioggia di zolfo con l'armatura. Aspetta, però ha imparato una tecnica con lo spirito guerriero Demonix. No, aspetta, prima voglio un attimo vedere questa. Perché tanto comunque sia pioggia di zolfo gioca Rain, se la conosciamo. Quindi, insomma, vediamo prima Demonix, che non ricordo assolutamente che cosa è. Ok, allora, di voi mi piacerebbe reclutare... Proprio tu che non mi piaci. Ci sarebbe lui che si chiama Jojo. Prendo vento. Prendo lui, dai, mi piace. Per mia fortuna hanno tenuto le tecniche speciali. Quindi, bene, basta solo che dopo aumento il legame con Afrodi e Afrodite. E siamo a cavallo. Per questo video Koji è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani affronteremo la selezione mondiale e poi dopo Inazuma Japan. Vi ricordo che trovate i link per i miei social in descrizione. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.